Into the Woods è l'ultima creatura Disney, un musical che con un cast stellare intreccia le celebri fiabe di Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Raperonzolo, unendole con una storia del tutto nuova incentrata su un panettiere e sua moglie, sul loro desiderio di formare una famiglia e sul rapporto con la strega Meryl Streep, che ha gettato su di loro un maleficio. È stato un cast da sogno per me. Sono stato fortunato. La prima attrice scritturata è stata Meryl Streep. Le ho chiesto di interpretare questo ruolo ed ha risposto sì, cosa che è uno dei momenti maggiori per un regista, quando l'attore che sognavi si rivela interessato. Credo che sia stata interessata alla dimensione della parte. Non è male per un attore lavorare su un musical di Stephen Sondheim, vista la ricchezza della materia, e così spesso attento all'intensità degli attori, alle emozioni, non è soltanto una canzone. Il musical, ricco di umorismo, rivisita le fiabe classiche di Cenerentola con Anna Kendrick, Cappuccetto Rosso con Lila Crawford, Jack e il Fagiolo Magico, Daniel Huddlestone, Raperonzolo, Mackenzie Muzzi, unendole tra loro tramite la vicenda nuova incentrata sul panettiere e la moglie, James Corden ed Emily Blunt. Not always. The greatest thing about Stephen Sondheim. La cosa grande a proposito di Sondheim è che concentra tutti i suoi lavori in questa pièce. Tutto si tiene a meraviglia. Non c'è un momento in cui il film non ti prenda o in cui l'intervento musicale sia debordante, come può avvenire in altri musical. Credo che sia bello amare i musical e l'ho fatto con piacere, ma la cosa più importante del film è che le canzoni sono incastonate a meraviglia nei dialoghi. Servono praticamente a far scorrere il plot fino in fondo. Già in distribuzione in tutta Europa, il film giunge sul grande schermo in Italia il 2 di aprile. Se riusciamo a passare questo, lo faremo insieme. Se ti ami, perché ti sei distratto? Sono stato criato per essere charming, non sincero.